Il PD ha celebrato la sua assemblea nazionale a Malpensa Fiere, Busto Arsizio, anche se tutti a livello mediatico parlavano di Varese. Un segnale importante per il Nord, ma un segnale importante anche dal punto di vista dei contenuti, perché finalmente con una grinta anche se vogliamo nuova nei confronti del Nord e della Lega, che in quei territori è sempre stata padrona negli ultimi anni, il PD ha sciorinato un po' di proposte interessanti. Una proposta sul fisco, ad esempio, per tentare di non essere più considerata come il partito dei vampiri, ma un partito che in realtà è attento anche alle piccole e medie imprese, è attento non solo ai lavoratori dipendenti. E poi una proposta per quanto riguarda anche il sostegno alle piccole e medie imprese. Insomma, un linguaggio nuovo che è partito da Busto Arsizio e Malpensa Fiere, che secondo me può dare davvero dei segnali importanti per il Nord. Un Nord che a parole viene tutelato dal centrodestra e dalla Lega, ma che nei fatti non è certo una delle principali preoccupazioni di questo governo. Basti ricordare che le principali infrastrutture, dalla pedemontana all'alta velocità, insomma, le uniche cose che sono state finanziate in questi anni per il Nord arrivano da quattrini che ha prodotto il centro-sinistra e non certo questo governo.